Un nuovo gioiello archeologico di valore assoluto si apre allo sguardo di cittadini e turisti nel cuore del centro storico, in via San Paolo. È il Teatro Antico di Neapolis, che si mette in mostra grazie al progetto Il Teatro tra le mura e fino a gennaio 2025 consentirà di conoscere quest'ulteriore eredità culturale. Il teatro fu costruito nel primo secolo a.C. e fu una delle glorie di Neapolis, molto famoso e apprezzato anche dagli imperatori Ottaviano Augusto e Claudio, mentre Tacito riporta negli Annales che spesso Nerone amava cantare su quel proscenio, circostanza che con Svetonio poi nel De Vita Caesarum si arricchisce di dettagli come lo stesso debutto dell'imperatore, che avviene proprio a Napoli nonostante un violento terremoto che fu interpretato, da lui naturalmente, come apprezzamento diretto degli dei, costringendo il pubblico a rimanere ad ascoltarlo. E proprio l'abitudine al movimento tellurico ci fa scoprire le conoscenze architettoniche romane. Stabilendo che l'onda sismica veniva trasmessa diagonalmente, il teatro fu costruito con due tecniche murarie differenti, il reticolato e il laterizio, per gestire il movimento. Il disvelamento ha portato alla luce la media cavea ed è visibile un tratto della ima cavea, la parte inferiore. La summa cavea, invece, i gradini più in alto, è ormai perduta. Dal 1500 in poi il teatro è stato inglobato negli isolati, venendo parzialmente distrutto, ma le fondazioni poggiarono proprio sulle strutture del teatro, preservandone così gran parte. Il restauro è partito nel 2003 grazie al grande progetto UNESCO per il centro storico di Napoli e ha fatto emergere un'ampia porzione della cavea, evidenziando una capienza simile ai teatri medio-grandi della Campania, in grado di accogliere 5-6.000 spettatori. La visita si snoda fra gli ambulacri e i vomitoria che conducono all'ingresso della scena e sugli spalti, con preziosità da ammirare fra l'architettura, le strutture e i dettagli. Dal 21 settembre sarà possibile prenotare per i prossimi turni delle visite tramite il link in sovraimpressione per partecipare a un'esperienza che consente anche di visitare il cantiere con un percorso nel quale ammirare le strutture e la storia del complesso.